scegli Coconato Automobili. Scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili vende vetture fuoristrada nuove e aziendali con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili ospita la gentile clientela nella propria sede in Contrada Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com. Direttore, parliamo di questo nuovo calendario, il calendario 2011 della Proloco, 12 scatti che raccontano cosa? Raccontano una visita virtuale delle icone della cultura popolare castrovillarese che sono il Cuzzo e la Pacchiana, che fanno visita alle vecchie botteghe artigiane, che purtroppo la maggior parte di queste sono ormai scomparse, e noi abbiamo ricreato queste scene proprio per far ricordare quello che era di buono e di positivo soprattutto nel campo dell'artigianato e del commercio erano presenti nella nostra città. Noi ogni anno, ormai il settimo calendario, che caratterizza e sottolinea quello che è il passato storico, culturale e popolare della nostra città. Il tema che abbiamo scelto quest'anno era proprio le botteghe artigiane, vista anche il momento di grande crisi. Noi pensiamo che proprio stimolare anche le istituzioni a fare degli investimenti su quello che sono proprio l'artigianato locale, che andrebbe così incentivato e stimolato, potrebbe essere una soluzione, una piccola soluzione a quello che è un grande problema, che è una grande crisi anche in campo nazionale e mondiale. Diciamo chi ha realizzato gli scatti. Gli scatti sono stati realizzati da Gilberto Peroni, le realizzazioni sceniche dal gruppo della Proloco di Castrovillari, gli attori sono stati dei vecchi artigiani non solo di Castrovillari ma anche di Altomonte, di Morano, di Laino, di Frascineto, e poi ovviamente gli attori che hanno realizzato e hanno fatto sì che queste scene si potessero creare sono stati ovviamente i ragazzi del gruppo della Proloco di Castrovillari. In realtà per noi questo è diventato un appuntamento fisso, questo della pubblicazione del calendario. Come dicevi tu, sono 7 anni che facciamo questa iniziativa e per noi è il motivo per riproporre sempre in primo piano le tradizioni di Castrovillari e di tutto il nostro territorio, che anche questa volta sono rappresentate nel calendario attraverso i mestieri che in alcuni casi non ci sono più, ma che però sono giusto che si ricordino in pubblicazioni di questo tipo, nel senso che praticamente in primo luogo ci sono il Cuzzo e la Pacchiana, che sono il simbolo della famiglia castrovillarese e delle botteghe artigiane a cui loro si servivano per poter realizzare la loro casa e per quanto riguarda la quotidianità, per quanto riguarda l'approvvigionamento appunto dei beni primari come il pane, la pasta e il corredo della Pacchiana, che veniva fatto appunto nei laboratori artigiani di cui Castrovillari era piena zeppa, perché già dal 500 al 600 a Castrovillari c'era la coltivazione del baco da seta e quindi la produzione di tessuti fini e quindi di ricami e quant'altro. Quindi si continua sulla tradizione, non poteva essere altrimenti? Sì, sicuramente, per noi la tradizione è il punto cardine della nostra attività, nel senso che per noi in primo piano viene appunto quello di tramandare quanto più possibile le nostre radici culturali, le nostre tradizioni raccontate attraverso il gruppo folclorico di Castrovillari, che puntualmente, del quale puntualmente ci serviamo appunto per propagandare queste tradizioni.